tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando. Stiamo arrivando alla fine di questi contenuti, dei nostri pronostici di questa Serie A. Se questi contenuti qui li vorreste pure agli europei, basta che scrivete sotto nei commenti sì e mi dite cosa ne pensate. Ma vi raccomando, continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale perché per noi ci fa crescere, più cresciamo, più possiamo portare contenuti, nuovi format, ma soprattutto ospiti. Abbiamo bisogno della nostra community, allora continuate a supportarci. Ricordate, abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio, e abbiamo dei canali social, tutto quello che creiamo di social è creato da noi. E allora partiamo subito, subito su questi pronostici di questa 34ª giornata, dove ci possono essere già nuovi verdetti. Abbiamo l'Inter campione d'Italia, ancora non c'è nessuno in retrocessa, dobbiamo capire chi andrà e chi non andrà in Champions, è ancora tutto aperto. E partiamo dalla prima partita, Frosinone e Salernitana. Vittoria del Frosinone quotata 1,50, pareggio 4,40, vittoria della Salernitana 5,75. Per me questa è una vittoria netta del Frosinone 1. Lecce-Monza. Qua è una partita dove il Monza non ha più niente da chiedere, il Lecce ancora gli servono punti salvezza. Andiamo a vedere le quote: vittoria del Lecce 2,10, pareggio 3,20, vittoria del Monza 3,60. Semplicemente io penso che alla fine il Lecce questa partita se la porta a casa, vittoria netta del Lecce. Per me è anche questa 1. E andiamo al big match, le due squadre scontente di questa Serie A, cioè Juve e Milan. La Juve viene dall'ottima finale raggiunta, ha perso, però ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Il Milan viene da una settimana disastrosa, eliminazione contro la Roma in Europa League, sconfitte, soprattutto vittoria del derby e vittoria dello scudetto in casa, ed è un'umiliazione. E andiamo a vedere le quote: vittoria della Juve 2, pareggio 3,40, vittoria del Milan 3,70. È abbastanza alta la vittoria del Milan. Per me questa è una partita che finisce 1-2, è una partita che non c'è il pareggio, perché pareggio non servirebbe a nessuno dei due. Qua o vinci o perdi. Per me una doppia, 1-1-2. E andiamo nel match del sabato sera, e c'è Lazio-Verona. Qua è una partita dove la Lazio ha ancora il sogno Europa, Europa League, Europa Conference League, ma soprattutto c'è ancora il sogno Champions. Mancano 5 giornate, ci sono tanti punti, ci sono ancora tanti scontri diretti, e se la Lazio riesce a fare un rollino di 5 vittorie consecutive, il sogno Champions è aperto. Andiamo a vedere dall'altra parte: il Verona deve fare punti salvezza e sta facendo quasi un miracolo. Vittoria della Lazio 1,62, pareggio 3,75, vittoria del Verona 5,50. Secondo me la Lazio la porta a casa, la Lazio questa partita la vince perché gioca in casa e non può più fare passi falsi. Per me è 1. E andiamo nella partita di domenica delle 12:30, dove ci sarà la festa scudetto, poi c'è il pullman scoperto e una passerella per l'Inter. Inter-Torino. Torino ormai non ha più niente da chiedere, è l'ennesima stagione dove non è né carne né pesce. Loro obiettivo stagionale del Torino è quello di vincere il derby e non l'hanno neanche vinto. E devo vedere le quote: vittoria dell'Inter 1,49, pareggio 4,10, vittoria del Torino 6,50. Qua, signori miei, l'Inter nella festa scudetto non va a perdere la partita, per me è una vittoria netta. E andiamo invece nella partita delle 15, dove c'è Bologna-Udinese. Questa è una partita importante, perché Bologna sogna la Champions ed è un miracolo. Dall'altra parte l'Udinese deve fare punti salvezza, l'Udinese non può più sbagliare. E andiamo a vedere le quote: vittoria del Bologna 1,60, pareggio 3,75, vittoria dell'Udinese 5,50. Alla fine il Bologna questa partita la porta a casa, perché Bologna ha fatto un partitone contro la Roma e ora che ha quel profumo, la musica della Champions nelle orecchie, non può fallire. Soprattutto questa opportunità che si trova l'Udinese, che ha cambiato allenatore, tutto quello che volete, però un'Udinese disastrosa non può perdere questa occasione. Alla fine io dico che il Bologna la porta a casa, vittoria del Bologna, vittoria del Bologna. Andiamo all'altro big match di giornata, Roma-Napoli.
Il Napoli, se vinceva contro Frosinone ed Empoli, che doveva portare a casa 6 punti, ne porta solo uno, aveva ancora tante tante possibilità di andare in Champions. Ora le possibilità sono inferiori, però, come abbiamo detto, per la Lazio deve vincere tutte le partite e sperare che questi scontri diretti, che da qui a fine stagione, che è pieno di scontri diretti, qualcuno fallisca e si possa tornare di nuovo in Champions. Per questo io dico che che il Napoli farà di tutto per vincere questa partita. Dall'altra parte la Roma deve vincere per tenere aperta, per tenersi questo quinto posto, che per il momento quinta è, e la quinta vale la Champions. Andiamo a vedere le quote. Vittoria del Napoli 1,90, pareggio 3,60, vittoria della Roma 3,75. Per me questa partita finisce X2. Il Napoli non la vince o non ha la forza di vincerla, invece la Roma viene più motivata. O la vince o la pareggi, per questo io metto X2. E poi c'è Atalanta-Empoli. Qua l'Atalanta sogna la Champions, perché è attaccata lì, ha una partita in meno e sogna la Champions. L'Empoli, dopo l'impresa fatta con Napoli, non dico che è salva, però è in una buona posizione. Però a oggi la lotta salvezza è apertissima. Vediamo le quote. Vittoria dell'Atalanta 1,43, pareggio 4,60, vittoria dell'Empoli 6,50. Io vi dico una cosa, questa partita la vedo 1x, non vedo, perché l'Atalanta avrà anche le fatiche di Coppa, non vedo come l'Atalanta possa vincere questa partita. Poi c'è Fiorentina-Sassuolo e questa è un'altra bella partita, una partita dura. C'è Fiorentina-Sassuolo, Fiorentina che ha le fatiche di Coppa Italia, la semifinale contro l'Atalanta. Il Sassuolo deve fare punti. Il Sassuolo è quasi retrocesso. Il Sassuolo, che nessuno dava come una squadra retrocessa, è quasi in Serie B. Ha fallito completamente e oggi è una delle ultime possibilità per salvarsi. E deve vedere le quote. Vittoria della Fiorentina 1,66, pareggio 3,90, vittoria del Sassuolo 4,60. Secondo me la Fiorentina questa la porta a casa, perché non può perdere per l'ennesima volta in casa. Il Sassuolo ormai è una barca alla deriva, una barca senza un comandante, una barca dove è stato sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Poi il match del lunedì sera, Genoa-Cagliari, una partita dove conta esclusivamente per il Cagliari, perché Cagliari deve fare punti salvezza. Abbiamo visto che nelle ultime 3 giornate ha fermato Atalanta, che ha vinto, ha fermato l'Inter, ha fermato la Juve. Il Genoa in casa è una squadra che gioca a calcio, è tutta un'altra cosa. Andiamo a vedere le quote. Vittoria del Genoa 2,15, pareggio 3,20, vittoria del Cagliari 3,40. Qui, signori miei, secondo me in questa partita valgono le motivazioni. In questo momento il Cagliari ha più motivazioni del Genoa. Per me questa partita può finire X2. Ripetiamo i nostri pronostici. Frosinone, Salernitana 1, Lecce Monza 1, Juve Milan 1-2, Livorno Lazio Verona 1, Inter Torino 1, Bologna Udinese 1, Napoli Roma X2, Atalanta Empoli 1x, Fiorentina 1 e Genoa Cagliari X2. Tanto sotto nei commenti scrivetemi e ditemi la vostra. Sotto nei pronostici voglio sapere, sotto nei commenti voglio sapere i vostri pronostici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!